Ipocrisia, negazionismo climatico e un attacco irresponsabile al mare in controtendenza rispetto alla transizione ecologica che dovrebbe portare a riconsiderare le energie rinnovabili abbandonando i fossili. E questo in sintesi l'attacco del forum H2O al nuovo governo dopo il provvedimento sulle trivelle in mare, annunciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha fatto insorgere in primis gli ambientalisti. Al TG8 Augusto De Sanctis del forum H2O spiega che il provvedimento del governo vuole abbassare i limiti di tutela per l'Adriatico spostando il divieto dalle 12 miglia a 9 miglia dalla costa e vuole annullare addirittura la pianificazione, peraltro fatta solo un anno fa, quella del PITESAI, del piano delle aree, che definiva dove poter fare perforazioni per la ricerca e l'estrazione del gas e dove non farli. Quindi si annulla la pianificazione a solo un anno di distanza. Questo non è un comportamento serio. Il governo punta sulle fossili per affrontare la crisi energetica. È un errore madornale quello di tornare a trivellare l'Adriatico, sia perché stiamo parlando di risorse infinitesimali. Lo stesso ministro dell'Ambiente ha parlato di 15 miliardi di metri cubi in 10 anni estraibili. Ora stiamo parlando di una quota del 2-3% del consumo nazionale. Peraltro l'Italia in quest'anno è diventato esportatore di gas perché abbiamo esportato quasi 3 miliardi di metri cubi. Quindi in realtà questo provvedimento, che cerca di far tornare le trivelle in Adriatico, dove peraltro non se ne sono mai andate, è un provvedimento grave dal punto di vista soprattutto del clima. È un comportamento intanto ipocrita, perché la Meloni aveva votato al referendum per tutelare l'Adriatico dalle trivelle e soprattutto noi piangiamo sempre i morti per le alluvioni determinati dalla crisi climatica, poi però si punta sulle fossili. Il metano è un pericoloso gas serra, lo dobbiamo abbandonare, ed è veramente vergognoso che si punti a minacciare l'Adriatico con nuove trivelle quando ogni giorno al Ministero dell'Ambiente vengono depositati progetti per rinnovabili, soprattutto fotovoltaico ma anche eolico, per migliaia e migliaia di megawatt di potenza da installare. Quindi sono progetti che possono essere approvati immediatamente, invece si punta a riattivare qualche progetto delle multinazionali del petrolio, che oggi dovrebbero lasciare quei giacimenti e invece adesso possono sfruttarli. Peraltro si parla di dare questo gas alle aziende energivore a prezzo calmierato, quindi alle bollette degli italiani, dei cittadini, non cambierà assolutamente niente, anche perché stiamo parlando di pochi progetti e di poche quantità. Noi il metano lo dobbiamo abbandonare con le rinnovabili.